misure che devono essere messe in campo per sostenere, per attrarre iniziative nel territorio sono tante. Stiamo cercando di impegnarci in tanti aspetti, nell'aspetto del turismo naturalistico, nell'aspetto legato anche alla sostenibilità, all'aspetto legato alla sentieristica, in modo da poter creare delle opportunità nuove anche per le forme nuove di turismo che si stanno sviluppando. Stiamo seguendo diverse iniziative che si sono presentate nei mesi scorsi e anche l'anno scorso per cercare di attrarre giovani che vogliono aprire nuove attività economiche a Geraci. Vogliamo sostenere nuove aziende in tutti i settori, quindi aziende nel settore agricolo, nel settore secondario, e la maggior parte di questa verrà destinata per sostenere l'apertura di nuove attività economiche a Geraci. Infine, un altro bando che emaneremo nei prossimi mesi riguarda il fondo per i comuni montani. Si tratta di un residuo di 12.000 euro di un fondo utilizzato già negli anni passati, ma di cui abbiamo avuto l'autorizzazione alla proroga nell'utilizzo, tenuto conto dei mesi trascorsi legati alla pandemia e quindi, diciamo, alle difficoltà anche di iniziare nuovi percorsi economici. Sicuramente la qualità della vita nel nostro borgo è migliore in tutti i borghi madoniti per l'aria, per l'acqua, per le caratteristiche, per la vivibilità, quindi chiaramente noi puntiamo anche su un attrarre persone diciamo che non vivono di norma a Gerace, ma che possono trasferirsi. Chiaramente accanto diciamo, alla qualità della vita elevata ci rendiamo conto che ci vogliono i servizi, sicuramente le infrastrutture sia stradali ma anche informatiche, chiaramente di spessore, e soltanto in questo modo, se tutte le istituzioni, chi ha responsabilità, quindi collaboriamo in tal senso, si può fare in modo che diciamo, soggetti, cittadini e persone possano scegliere, piuttosto che vivere in una città, vivere in un borgo. Io credo che di questo si è tanto parlato a seguito della pandemia, ne hanno parlato tanto architetti, studiosi, però diciamo, la pandemia forse sta dando un'opportunità ai piccoli borghi, però è necessario che ci sia un cambio di politica, quindi questa volontà di riscoprire i piccoli borghi, le piccole realtà, deve essere sostenuta e deve essere sostenuta dalla politica economica nazionale e comunitaria, per creare appunto le stesse opportunità che un giovane avrebbe continuando a vivere nella città. Quindi soltanto in questo modo, secondo me, il giovane può sposare la più elevata qualità della vita, soltanto se ha dei servizi adeguati.